È stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello il 24enne Andrea Pizzino per sequestro di persone e stalking. Il giovane, nei cui confronti erano stati revocati gli arresti domiciliari appena lo scorso 6 maggio, ieri pomeriggio ha atteso l'ex fidanzata 23enne di fronte alla scuola materna frequentata dalla nipotina della ragazza, sapendo che lei era solita recarsi a prendere la piccola insieme alla sorella. Intorno alle 15.30, vedendola arrivare, l'ha afferrata e l'ha costretta a salire sulla sua autovettura, facendo perdere le tracce. Sono state ore interminabili per la famiglia della giovane, che ha immediatamente avvisato i carabinieri. Andrea Pizzino era stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento all'ex fidanzata. Per lui, infatti, lo scorso 8 marzo erano scattate le manette per atti persecutori proprio a seguito della denuncia della giovane. Solo poco dopo le 18.30 la ragazza è stata quindi avvistata sulla strada di circonvallazione a Sant'Agata Militello. Ai parenti ha riferito di star bene e di non aver subito violenze ed è stata quindi accompagnata presso la caserma dei carabinieri, dove ha raccontato quanto le era accaduto. Pizzino l'aveva condotta in un'area di Contrada Calarco, dove aveva approntato una tenda e tutto l'occorrente per un accampamento di fortuna. La implorava di riprendere la loro storia d'amore. Fortunatamente, secondo quanto riferito ai militari, la ragazza ha saputo assecondare e tranquillizzare l'uomo, ottenendo così, dopo un paio d'ore, di essere lasciata libera. Ascoltato il racconto della ragazza, i carabinieri si sono quindi messi alla ricerca di Andrea Pizzino, trovandolo all'interno della sua abitazione, dove i militari hanno anche rinvenuto della cannabis. Pizzino è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia santagatese in attesa dell'udienza di convalida che si celebrerà oggi al Tribunale di Patti.